A 100 anni dalla nascita, l'Università di Sassari, sua città natale, ha voluto dedicare una targa al sardo illustre Enrico Berlinguer. Una cerimonia per rendere omaggio allo statista e al politico cui ha partecipato anche il capo dello Stato Mattarella che alla presenza dei figli Laura, Bianca, Maria Stella e Marco ha voluto ricordare l'ex segretario del Partito Comunista Berlinguer come un protagonista della vita del Paese. La figura di Berlinguer è stata ampiamente tratteggiata in questi interventi e mi limito soltanto a ricordarne, a sottolineare la tensione morale costantemente espressa e sollecitata e il profondo rispetto per la Costituzione e le sue regole. Tanti gli attestati di stima da parte delle forze politiche per Enrico Berlinguer. Nato il 25 maggio del 1922, giovanissimo entrò nella direzione del PCI, diventandone a 27 anni il capo della Federazione dei Giovani Comunisti. Da qui la scalata al partito che lo porterà alla segreteria generale. Sotto la sua guida, nel 1976, il PCI raggiunse il massimo consenso elettorale con oltre il 34%. La figura di Berlinguer è legata anche alla cosiddetta questione morale, ovvero alla necessità per i partiti di essere onesti nella gestione del denaro pubblico e al compromesso storico con la democrazia cristiana e di fronte all'aggressività dell'URSS l'ex segretario del PC fu capace di indicare una via italiana al comunismo.